tutti, ben trovati in un nuovo video. Vedete un cambio di location? Bene, se non mi seguite non sapete perché sono sparita per un po' da YouTube e questa è la motivazione. Io e Alessandro abbiamo deciso di comprare casa e questa non è casa nostra. Dobbiamo stare per circa 5 mesi qua. Dov'è qua? È a 1 chilometro da dove abitavamo prima, però è in paese. Resisterò 5 mesi avendo dei vicini di casa accanto, dei vicini sopra e dei vicini appena apri la finestra che ti ci parcheggiano l'auto davanti perché questo piano è leggermente interrato. Non credo che vi farò un home tour perché no. Questa che state vedendo è la camera da letto, che è la stanza più grande di tutta quanta la casa. La casa è tipo 50 metri quadri. E già io stavo stretta in quella di prima che era 80 e quindi niente, resisteremo qua. Sopra questo qua è il letto dove dormiamo io e Ale. Mi sono dimenticata la coperta pulita a casa dei genitori di Ale perché io in questo momento praticamente qua in questa casa non ho nulla. Ho soltanto queste lenzuola qua che ho lavato stamani e basta. La coperta non ho fatto in tempo a farla, a lavarla, quindi è ancora a casa dei genitori di Ale perché in questa casa non abbiamo nemmeno la lavatrice. Abbiamo detto 5 mesi ce la possiamo fare senza lavatrice, tanto le lavatrici le facevo soltanto nel fine settimana, quindi le faccio a casa dei genitori di Ale. No, no, proprio guarda, sto seriamente pensando di faticare e portare qua la lavatrice. Il problema è che per arrivare in questa casa è strettissimo. Non vi sto a spiegare i problemi perché sono già 2 minuti che parlo a vanvera senza essere arrivata al punto. Oggi voglio fare un Get Ready With Me perché è il modo in cui riesco a parlarvi meglio e vediamo un po' se tra oggi e domani riesco a fare qualche altro video. Non so quando è che riprenderò con costanza a fare dei video decenti. Momentaneamente. Freya! Da quando è che ci si sbaglia un dito sulla poltrona? Non so quando riuscirò a fare video con costanza perché fondamentalmente ancora appunto mi devo assestare, soltanto una settimana che viviamo qua. E per adesso la location è questa per il semplice fatto che qua davanti ho la finestra e oggi sto sfruttando la luce naturale, ma successivamente mi sposterò in queste poltrone qua dietro perché c'è una luce bianca, la vedete quel rotolo oblungo che scende giù? Bene, quella la luce bianca e di conseguenza penso che li farò lì. E niente, adesso passiamo al trucco che volevo fare nei toni dell'arancione perché ho comprato il rossetto nuovo della L'Oreal e una tinta meravigliosa e di conseguenza volevo utilizzarla assolutamente. Tutti i prodotti che utilizzerò sono eco bio, tranne appunto il rossetto della L'Oreal e l'eyeliner. Perché ho bisogno di un eyeliner che tenga tutta la sera perché stasera sarò a Gradara alla Zombie Walk. Quindi dici che ti trucchi a fa? Oh, voglio truccarmi una vita che non lo faccio. Sono 2 mesi tipo che non mi trucco una cosa del genere, se non eyeliner. E oggi ho proprio voglia di fare un bel trucco e così perlomeno vi spiego che cosa sta succedendo nella mia vita. Ultimamente mi sono assentata da YouTube. Diceva buongiorno, ce ne eravamo accorti. Mi manca tantissimo fare video. Mi manca mettermi davanti a una videocamera e avere un dialogo con voi. È assurdo, non ho nemmeno avuto più tanto tempo per rispondere ai messaggi, ai commenti, li ho lasciati un po' in balia dei miei iscritti, che nel senso che quando hanno potuto rispondere o fare insomma cose, chiarire, dare anche suggerimenti, lo hanno fatto. Ho purtroppo perso anche di vista la mia pagina Facebook, però organizzare un trasloco, doppio trasloco, non è semplice. Che cosa è successo? Praticamente nella casa vi l'avevo già spiegato, no? Che non ci avevano rinnovato il contratto di affitto. Praticamente la casa che avevamo prima era di due sorelle.
Queste due sorelle, aveva una delle due, insomma, aveva deciso di mettere in affitto la casa perché non voleva separarsi, insomma, dalla casa. Comunque, tutto ruotava intorno al fatto che tutto era un ricordo di sua madre, tranne il cane che hanno lasciato morire di stenti, ma questa è purtroppo un'altra storia che io fortunatamente o sfortunatamente ho vissuto per un mesetto scarso, in cui mi sono praticamente presa cura del cane che era lasciato a se stesso. Purtroppo poi alla fine è morto, ma appunto non mi va nemmeno di parlarne. Che cosa è successo? Praticamente noi, nel momento che avevamo fatto il contratto di affitto, avevamo detto che comunque non volevamo che fosse una situazione temporanea. Avevamo bisogno di quella casa per un determinato numero di anni, che per almeno 10 anni, insomma, avremmo avuto bisogno di questa casa in affitto, perché il piano quale era? Il nostro piano era di non comprare casa. E il nostro piano era di non comprare casa perché fortunatamente i nostri genitori hanno tutte quante case di proprietà, anche più di una casa di proprietà, e di conseguenza non volevamo accollarci ulteriori proprietà, perché ovviamente una volta, in un tardo futuro, si spera sempre più tardi possibile, però sono cose che vanno messe in conto, le case sarebbero diventate di nostra proprietà. Prima, seconda, terza, quarta, quinta casa, cioè diamoci anche un attimino piano. E quindi non l'idea era questa di non comprare casa, di stare in affitto, sì, ci paghi per non avere nulla di tuo, però alla fine una casa che è tua ci devi stare dietro se c'è un problema, rifare il tetto, cosa invece quando insomma non te ne devi occupare proprio a 360 gradi, anche a livello economico ha un attimino meno di impatto. Che cosa è successo? Una delle due sorelle ha detto: io la casa non la voglio più, se vuoi te la compri tutta quanta tu, all'altra sorella. Quest'altra signora, avendo un figlio che necessitava casa, ha detto: va bene, la compro. Che cosa è successo però? Che il contratto, il nostro, essendo una cedolare secca, era 3 più 2. Di conseguenza ha detto: guardate ragazzi, mi dispiace, però della casa ne ha bisogno mio figlio e la vogliono rimettere a posto. Perfetto. Noi la sistemazione che abbiamo trovato ce la davano dall'8 di settembre. Soltanto che la casa andava lasciata il 1° di settembre, quindi che cosa è successo? Abbiamo fatto il trasloco, da qua siamo andati per 4 giorni ad abitare a casa dei genitori di Alessandro, a 40 km da qua, quindi abbiamo fatto il primo trasloco. E ora, che appunto dall'8 di settembre abbiamo questo appartamento, abbiamo rifatto un secondo trasloco. Però ovviamente, visto che noi ci avevano detto che in questa casa, quando andammo a fare il contratto, ci dissero: ah, 10 anni, la potete tenere anche 20, figurati, tanto questa casa non interessa a nessuno, bla 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 bla. Quindi, nel senso, noi in quella casa ci eravamo sistemati per doverci stare molto tempo, di conseguenza avevamo portato tantissime cose in quella casa lì. Che cosa però questo che cosa ha comportato? Che ovviamente tutto quanto l'abbiamo dovuto riportare indietro. Quindi ci siamo trovati a dover riprendere tutte le nostre cose di 3 anni, e io vorrei ricordare al mondo che magari dici: questo è il primo video che vede. Mi dispiace se questo è il primo video che vedete. Noi facciamo cosplay, io faccio pole dance e in più collezioniamo varie cose, perché ovviamente, cioè, ovviamente, molte persone, sapete, hanno la passione di collezionare cose, e noi avevamo diverse collezioni in casa, a partire dai Gashapon dei Pokémon, i miei libri, peluche, avevamo il proiettore, insomma, avevamo fatto la sala, comunque una sala cinema con l'impianto 7.1, di conseguenza, nel senso, di cose ne avevamo comprate e portate tante, e tantissime cose fatte appunto a misura di quella casa. Che cosa è successo? Abbiamo dovuto ovviamente andarcene, fare questo doppio trasloco, e io credevo di morire. Cioè, sono arrivata a un punto, cioè siamo arrivati a un punto che abbiamo lasciato là il letto,
cioè la rete con il letto, perché ovviamente non è che fosse un letto buono, lo avevamo trovato a un prezzo stracciato, era usato alla rete e la testata del letto. E sinceramente, visto che si era un po' crepata, abbiamo detto: senti, facciamo una cosa. Tanto il letto, quando andremo a abitare alla casa nuova, lo dobbiamo ricomprare. Quindi gli lasciamo qua questo. Gli abbiamo lasciato un materasso anche. Un materasso, un armadio. E quindi non ne potevamo più di fare traslochi o altro. Abbiamo lasciato queste cose qua. vi potete immaginare quindi in che situazione psicologica eravamo, cioè davvero davvero distrutti, provati, non era una cosa più sopportabile, anche perché insomma noi che cosa avevamo detto? Vabbè, questo appartamento magari ce lo facciamo lasciare e durante le ferie dal lavoro prendiamo e facciamo il trasloco. Però purtroppo questo appartamento in estate erano riusciti ad affittarlo per tutta l'estate e la prima settimana libera era questa di settembre, perché praticamente tutto quest'altro periodo siamo dovuti stare, insomma, a iscatolare la roba. Di conseguenza, praticamente nel mese di agosto non abbiamo fatto altro che inscatolare la nostra vita. Adesso la nostra vita è stipata in un garage a 45 km da qua, quasi 45 km da qua, che fortunatamente però è relativamente vicino al mio posto di lavoro, cioè dove lavoro, perché io lavoro un po' lontana da qua. Lavoro a 37 km da qua, 37 km sono andata. Però appunto è vicino a casa dei genitori di Ali, io il giorno vado lì, quindi quando ho bisogno di qualcosa prendo e cerco. Il problema è che è tutto quanto inscatolato. Sì, fuori c'è scritto che cosa c'è dentro le scatole, però che cosa... Scusate per il video veramente poco professionale. Freya, smettila di metterci così tanto pathos, che Amerigo ti sta malapena toccando con la zampetta. E lei ci si immedesima, ve l'ho detto. Ho perso il filo del discorso in tutto ciò. Che cosa stavo dicendo? Sono assolutamente dimenticata cosa stavo dicendo. Sì, che ho vissuto il mese di agosto a non trovare nulla. Cioè, avevo preparato le valigie per andare a Druidia, nel vlog che avete visto. E poi però per il resto io, ragazzi, vi dovessi dire dove era la mia roba, non ne avevo la benché minima idea. Questo che cosa ha comportato? Che io davvero non trovavo nulla, 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 dai vestiti a tutto quanto. Ma purtroppo questa cosa dei vestiti c'è anche adesso, che ho praticamente ritrovato tre gonne. Però appunto la situazione per il momento è questa. Vi dicevo che non so quando è che potrò iniziare a fare video con costanza, come facevo prima, facendo uscire un video alla settimana, per il semplice motivo che al di là che ovviamente ora, finite le vacanze, sono riniziati tutti gli impegni, quindi pole dancing, le lezioni di inglese fortunatamente sono quasi finite. Alla fine di queste lezioni di inglese, che non dovrebbero essere rimaste tante, non so se riuscirò a finirle entro la fine dell'anno, però una roba molto simile. Avrò finalmente un livello C1 riconosciuto a livello europeo. Il C1 è il livello quello sotto il madrelingua. Quindi no, non credo che prenderò il madrelingua perché non è una necessità a livello lavorativo e di conseguenza, visto che comunque i corsi sono cari, c'è da studiare, c'è bisogno di impegno. Io, ragazzi, non ho tempo perché sinceramente, facendo 3 volte la settimana pole dance e lavorando così tanto lontano da casa, Alessandro in questo periodo si è accollato tutta la casa e ha pensato alla casa a 360 gradi, sia quella dove abitavamo appunto nell'ultimo periodo, sia quella nuova, perché il progetto della casa nuova lo ha progettato tutto quanto lui, nonostante lui non sia geometra, ma sia perito chimico come me. Però insomma è una cosa che aveva piacere a fare, anche perché nella casa
nuova abbiamo delle esigenze. Ovviamente abbiamo deciso di fare cioè abbiamo deciso un po' anche obbligati perché è un recupero volumi, perché nell'ambito della ristrutturazione sa di che cosa sto parlando. Ok, un giorno di questi abbastanza breve vi porterò a far vedere insomma il luogo di dove andremo a vivere, e lì i vicini più vicini sono a 300 metri e dall'altra e da cioè E dalle altre tre parti abbiamo il nulla cosmico. Cioè, io ieri mattina sono andata al lavoro, sono uscita, c'era una vicina, l'ho dovuta salutare. Cioè, vi rendete conto che cosa vuol dire rivolgere parola alle persone di prima mattinata? Io poi odio la città, odio avere i vicini, odio dover far silenzio a una certa ora della notte, odio non potermi asciugare i capelli alle 2 di notte perché magari ho deciso di fare la doccia alle 2 di notte, dover stare a degli orari, dover. Io vi sembreranno cavolate, ma no, non fa assolutamente per me. E la cosa di cui sono contenta è che dove andiamo ad abitare noi, andremo ad abitare noi, non è assolutamente edificabile la zona. Perché anche le case che ci sono teoricamente non ci sarebbero dovute stare, però nel passato. Ovviamente, cioè, ovviamente ai contadini facevano costruire le case dove volevano. Perché non ci si può costruire? Non perché sia una zona pericolosa, nel senso non è che siamo andati a costruire una casa, andremo a costruire una casa dove magari il terreno non è adatto, c'è cioè rischio di smottamento e altro, ma semplicemente le aree edificabili le danno vicino ai paesi perché cercano di far ingrandire i paesi e non far ingrandire delle zone diciamo rurali. Abbiamo dei vincoli architettonici a cui dover sottostare perché è un'area di interesse diciamo paesaggistico. Di conseguenza non potrò fare una casa viola, anche se da un certo punto di vista mi sarebbe piaciuto, ma davvero lì avrebbe stonato. Dovremmo fare una casa, come si dice, le classiche case contadine. Un attimo, perché io vi devo far vedere se ci riesco. Ma vi sembra il caso di far tutta sta confusione? Dove sei? È inutile che fai vedere solo la coda. Ora sta preparando per fare una guata d'Amerigo? Chi ha gatti può capire il mio problema esistenziale con queste due pesti. Andiamo a mettere i liner. Come vi dicevo, le liner non è bio, è della Maybelline in gel. Perché ho bisogno che le liner mi resiste, solitamente le liner bio tende ad andarmi via troppo facilmente e visto che non potrò riapplicare il trucco, comunque ho bisogno di qualcosa che mi ci stia, niente. Quindi di che cosa stavo parlando? Non vedo l'ora di trasferirmi là. Là ho già trovato altri gatti da adottare. Sono randagi, non erano assolutamente abituati, come si dice? Al contatto umano, quindi li stiamo praticamente addomesticando. La mamma era abituata con gli umani perché praticamente la cucciolata è della casa dei vicini, quelli lì che vi dicevo che abitano a 300 metri. Ovviamente farò un impianto d'allarme con i controbippi. Perché per esempio in questa casa dove stiamo vivendo ora non c'è assolutamente l'allarme, di conseguenza io qua non ho portato nulla di prezioso, non potrò mettere nessuno dei miei gioielli preziosi perché li ho dati dove l'allarme c'è ovviamente, qua abbiamo un computer, l'unica cosa, un computer di 8 anni fa, più quello fisso di Alessandro che vi ci voglio vedere a rubarlo. E quindi niente, faremo un allarme, voglio mettere anche i sensori esterni, non soltanto quelli interni, con videocamera a circuito chiuso, cioè voglio fare una roba molto power, perché comunque vicini essendo a 300 metri e non essendo una zona trafficata, il rischio purtroppo c'è, visto che comunque quando abitavo già su
leggermente più alta di qui. Mi hanno rubato in auto perché stava piovendo. La macchina si chiude con il telecomando e io sinceramente non guardai se era chiusa bene o no. Salì di corsa in casa, la macchina mi rimase aperta e la notte mi rubarono. Poi i doccioli da soli, che non ho capito bene che cosa pensano di trovare nelle auto, che i navigatori oggi non li usa più nessuno e non hanno questo gran commercio, soprattutto se li rivendi senza scatola, senza niente. Quindi non ho ben capito perché continuano a rubare nelle auto. Cioè, il rubare le auto ha già più senso, però rubare nelle auto, proprio. Io non. Boh, vabbè. Un giorno un ladro qua sotto in un commento mi spiegherà perché rubano nelle auto. Io mi metto le liner in quest'altro occhio e ci vediamo tra poco. Ho cambiato idea, il mascara io in realtà lo metto dopo perché stasera metterò anche il fondotinta. Io d'estate praticamente il fondotinta non lo uso mai. Però oggi mettiamo anche il fondotinta. Vi stavo parlando dei gatti. Ci sono appunto questi gatti che stiamo insomma educando alla vita sociale. La mamma era abituata appunto al contatto con gli umani perché sicuramente proviene dalla cucciolata dei gatti dei vicini, perché a quanto ho capito i vicini hanno dei gatti che non hanno sterilizzato. Allora noi come ci comporteremo? Visto che la gatta che abbiamo deciso di chiamare Mimma, che sarebbe la mamma, è una tartarugata. Anzi, se riesco vi metto qualche sketch, qualche pezzettino di video dove si vedono. E praticamente, visto che ancora quando sarà la stagione dei calori, non saremo andati a vivere là, di conseguenza non abbiamo così tanta confidenza con questa gatta da poterla portare a sterilizzare dal veterinario, perché ovviamente, visto che sta prendendo adesso confidenza con gli umani, se io prendo, la chiudo in una gabbietta, la porto in auto, in un posto dove la squartano in due, la aprono, gli tolgono dentro l'interiora, capisci che forse potrebbe essere traumatico dal suo punto di vista. Però al contempo ho detto, come possiamo fare? Perché io non voglio assolutamente che vengano messi al mondo altri gatti in maniera così irresponsabile, perché poi dopo magari mi trovo, punto primo, a doverli, come si dice, a dovermene occupare a livello di salute. Non è un problema il cibo, però che cosa succede? A quel punto ci sarebbe da sterilizzare altri gatti maschi e altre gatte femmine per non ritrovarsi una colonia, anche perché comunque i miei gatti, Freya e Amerigo, essendo entrambi sterilizzati, abbiamo avuto bruttissime esperienze con questi gatti che non sono stati sterilizzati, perché ovviamente sono territoriali, mentre loro, essendo sterilizzati, non hanno questa cosa, questa aggressività che hanno i gatti in calore. E poi fatto sta che io non voglio gatti che mi spisciacquino sulla porta di casa, che marchino il territorio e che a maggior ragione non voglio assolutamente che facciano del male ai miei gatti, perché nella casa dove abitavamo prima, Amerigo mi è sparito per 6 giorni perché era stato aggredito da un gatto, aggredito in maniera abbastanza seria. L'abbiamo scoperto dopo, quando siamo tornati appunto, che eravamo in vacanza, ha avuto questo screzio con il gatto e lui per 7 giorni non ha mangiato. Mi è ritornato in casa dopo le vacanze che era pelle e ossa. Io a pregare che tornasse a casa sano e salvo, fortunatamente si è fatto coraggio ed è tornato a casa, ma poi mi è stato anche 14 giorni in casa senza uscire, dopodiché ci siamo trasferiti e adesso abitiamo qua. Lui ha ripreso a uscire, qua ci sono gatti che mi hanno detto che non sono sterilizzati, però comunque il territorio è un peletto più grande e soprattutto loro non è che abbiano tutta questa gran voglia di uscire per adesso, dopo arriverà l'inverno, quindi ne avranno ancora meno e sono strafelici di questa cosa, perché mi sembrerò la persona più egoista del mondo, ma io adoro quando i miei gatti stanno in casa. Ovviamente, essendo loro una tirandagia anche loro, li ho sempre lasciati liberi di prendere le decisioni che volevano a livello dello stare in casa, dello stare fuori, perché non volevo comunque che si sentissero costretti. Volevo che casa fosse una base sicura, che noi fossimo un grande branco, però al contempo non volevo
opprimerli troppo, perché comunque loro essendo nati randagi, soprattutto adesso che abitiamo qua più in città, e soprattutto qua intorno ci sono pochissimi alberi, poche cose dove loro sono abituati a giocare, ed è per questo che non vedo l'ora di trasferirmi nuovamente là. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare con questa gatta? Abbiamo deciso di dargli la pillola anticoncezionale alla gatta, perché appunto non voglio ritrovarmi con una mandria di gattini che non hanno assolutamente chiesto di venire al mondo e essere appunto dover lottare per il cibo, perché comunque ragazzi, gestire una colonia di gatti, a questo punto i gatti come sono là sono tre, la Mimma, Spot e Carotino. Spot non so se rimarrà, Spot è estremamente, come si dice, schivo, non si è ancora abituato alla presenza di noi. Continua a non venirci incontro, a non farsi toccare, mentre Carotino, nonostante appunto abbia avuto lo stesso background di Spot, ha iniziato ad avvicinarsi, a fare le fusa, a farsi toccare, la Mimma si fa prendere addirittura in collo. Io adesso però metto il mascara e poi torno con voi per l'applicazione del rossetto, così vi faccio vedere. Non lo ritrovo neanche. Nel frattempo ricercherò anche il rossetto. Mi sembra un'ottima idea. Vado ad applicare l'856 di questa linea qua. Ci possiamo fa delle matte lipstick della L'Oreal. Eccoci. Utilizzo le tinte perché? Perché con il Central Labret come porto io, vanno usate le tinte. Faccio vedere così anche l'applicazione. Quindi ora sto un attimino zitta. Le labbra sono pulite. Stamattina non ho nemmeno applicato il burro cacao. Ora la lascio asciugare un attimo, quindi mi vedrete un po' impettita più del solito, più meno disinvolta, perché sto cercando di non farla andare via. Sento abbastanza stupida. Il primo che dice sei perché lo sei, rispondo perché sai chi lo dice sa di esserlo. Ora sciolgo anche un attimo i capelli e riallontano un po' l'inquadratura prepotente. quindi niente, appunto, là vi dicevo, ci sono questi tre gatti. Spero che vadano tutti d'amore e d'accordo. Sì, lo so che tu vai d'accordo con tutti. E niente, ora prima di partire mi dedico un po' a giocare con loro. Anche se lui stanotte è stato tutta la notte fuori, stamattina alle 6 si è messo a miagolare. Non riusciva a capire dove fosse e voleva rientrare da una finestra che non so come abbia fatto capire fosse la nostra, perché in questa casa ci sono due finestre e una porta. Una è appunto quella a cui sono qua davanti, un'altra è microscopica nel bagno. Noi facciamo uscire soltanto dalla finestra questa qua, perché non dà sulla strada. E quindi, cioè, loro ora come ora, quando volevano rientrare, venivano sempre a questa finestra qua. Quindi, quando stamattina ho sentito miagolare, ho aperto la finestra e non c'era, mi è preso un principio di infarto. Anche perché i miagoli, ovviamente, dei propri gatti, chi è che non li riconosce? Io sapevo che stava miagolando sto pullone qua. Amelie, vieni qua. È venuto di sua spontanea volontà, ovviamente. Infatti, sta cercando di andare via. E voglio far vedere i collarini carinissimi che io ho comprato. Con il teschiettino. E quindi niente, ora appunto prima di andare via, mi dedico un po' a strapazzarli male, perché così li faccio un po' stancare, che visto che stanotte dormiamo fuori, li voglio tenere assolutamente dentro. Rimettiamo il piercing a posto. E quindi niente, questo è tutto. Io so di aver parlato tanto, tanto, tanto e spero che voi abbiate potuto seguirmi bene e volentieri fino a qua. Adesso giuro che chiudo qua il tutto.
Ok, adesso stanno usando il tiragraffi, non la poltrona come prima la Freya. Quindi niente, vi volevo parlare poi prossimamente dei nuovi prodotti che ho scoperto. Uno di questi è appunto questo della L'Oreal della linea Les Chocolat, Ultra Matte Liquid Lipstick. E arrivo esima, ma gli Matte Ink della Maybelline. Altre tinte meravigliose, fatemi sapere se sareste interessati a un video dove vi parlo delle varie tinte che ho provato, perché appunto da quando porto il Central Labret così o non metto niente o quando voglio truccarmi un attimino di più metto le tinte. Fatemi sapere. E in più delle maschere Hair Food, se non ricordo male, della Fructis. Io tendo a non acquistare molto volentieri da aziende che non hanno una, diciamo, politica 100% eco-bio, però sinceramente per le tinte e quando i prodotti dei capelli sono economici e davvero ottimi, chiudiamo tutti e due gli occhi, ci mettiamo due prosciuttoni davanti e facciamo finta di niente, anche perché io sinceramente penso moltissimo alla salute dell'ambiente e dei capelli e della pelle in generale, però ovviamente non tutte le aziende sono, diciamo, corrette e coerenti con questa filologia di pensiero, quindi vi prego di non criticare le scelte delle persone. Detto questo, io davvero è il momento che vi saluti.